La ricetta è per due porzioni. Io ho usato dei piccoli contenitori per il tiramisù. Ci servono pere abate, una di media grandezza, succo di mezzo limone piccolo, biscotti secchi. Io ho usato dei pavesini, ma potete usare qualsiasi altro tipo. 200 g di ricotta, io quella senza lattosio, 60 g di zucchero semolato e granella di pistacchio per la nostra decorazione, che potete anche sostituire con granella di nocciole. Ho tagliato a cubetti le pere e in una padella antiaderente ho messo 2 cucchiai di zucchero prelevati dal totale del peso, il succo del limone, e le pere cubettate. Ho acceso il fuoco e a fiamma dolce ho lasciato caramellare il tutto. Giriamo un pochino per far assorbire un poco il succo e lo zucchero. E nel contenitore dove abbiamo la restante parte dello zucchero andiamo a preparare la crema di ricotta. Facciamo attenzione a non far bruciare le pere e mi raccomando, usate delle pere dalla polpa bella soda, altrimenti rischiate di creare una poltiglia. Uniamo la ricotta allo zucchero, amalgamiamo per bene e creiamo un composto liscio ed omogeneo. Intanto che le pere si raffreddano. Prendiamo il nostro contenitore e prepariamo la base di biscotto con 4-5 biscotti sbriciolati in modo grossolano. Andiamo a coprire tutta la base del contenitore senza pressare. Ho diviso per metà la crema di ricotta e vado ad unire 3 o 4 cucchiai alla base di biscotto. Cerco di compattare il tutto. E uniamo i nostri cubetti di pera che nel frattempo si sono raffreddati. Terminiamo con la granella di pistacchio o di nocciole. E il nostro dolce al cucchiaio è pronto per essere gustato. Lo terremo in frigo per qualche ora e lo serviremo bello fresco. Spero che anche questa ricetta sia di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. E intanto, buon appetito! E io vi aspetto per le prossime ricette.